Video, eh, voglio farvi vedere come io realizzo realizzo, realizzo un trucco fatto semplicemente con dei ehm, innanzitutto non con i pennelli ma con ehm, con dei eh, materiali diciamo con degli attrezzi tra virgolette che eh, avete tutte in casa reperibilissimi o comunque se non avete in casa eh, sono reperibili e ad un prezzo veramente irrisorio nel, nel vostro eh, supermercato vicino casa. Allora, ehm, vedete eh, che ho su un lato, cioè su un occhio, eh, un Trucco diverso dall'altro perché? Perché su quest'occhio ho voluto fare vedere come ho effettuato uno smoky ice eh, semplicemente con due prodottini e eh, questo trucco che sembra complicato ma in realtà non lo è ehm, sempre e semplicemente non utilizzando nessun pennello ma nemmeno uno. Quindi adesso eh, vi elenco un po' i prodotti che ho utilizzato per quest'occhio e i prodotti che ho utilizzato per quest'altro in modo che se a una le eh, piace di più questo e vuole riprodurre questo sa di cosa, cosa deve procurarsi, mentre se a una è piaciuto di più questo sa, co sa anche cosa deve procurarsi eh, per questo tipo di trucco che è differente da quest'altro. Ok, spero in questa mia confusione eh, cervellare, se si può dire, eh, che abbiate capito qualcosa. Spero che vi sia stata utile. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao, come primo prodotto. Vado ad idratare le mie labbra, essendo questo periodo un po' così, cioè un po' fa caldo, un po' fa freddo, un po' stai in maniche corte, un po' stai con, con la manica lunga di cotone, un po' ti metti il maglione di lana. Quindi le labbra tendono a questi sbalzi di temperatura e almeno per quanto mi riguarda eh, qui in Puglia sta facendo questi tempi che ancora eh, non si sono stabiliti del tutto e quindi vado ad ehm, idratare le mie labbra con un balsamo labbra eh, al burro di karité questo qui è della Yves Rocher con cui mi ci sto trovando veramente, veramente molto bene ecco, adesso che ho le mani di crema non riesco ad aprirlo Eccolo. quindi andiamo ad idratare le labbra prima di passare al trucco allora um, adesso vado a coprire le mie bruttissime e antiestetiche occhiaie con questa palettina qui della catrice 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 ciao. Se non volete applicarla con le mani il correttore potrete aiutarvi con una semplice spugnettina. Quindi facciamo così, prendiamo il prodotto che mi trovo decisamente meglio e lo picchiettiamo su tutto il nostro orbicolare. Per orbicolare si intende eh, tutto il contorno occhi. Ecco qui già mi sono illuminata un po', nonostante questa palettina non mi fa impazzire. Mi raccomando, non strisciate quando mettete il prodotto, altrimenti lo spostate, ma andate a picchiettare su tutta la zona. vado a intingere la mia vatta nel fondotinta in polvere e vado a tamponare su tutto il viso. Io oggi vi farò vedere eh, su un occhio un tipo di trucco, quindi uno smoky ice realizzato con questa palettina della Essence. Che sinceramente non ho mai utilizzato, quindi sarà la prima volta insieme a voi, e poi eh, un, um, un trucco fatto così che solamente con uh, le dita. Quindi dita, cotton fioc, applicatori per l'ombretto, insomma vedremo cosa ne uscirà. Eh, se vi interessa questo tutorial, eh, come sempre vi invito a seguire il tutorial. Inizio farvi vedere lo Smoky Ice con questa palettina qui sull'occhio destro. Quindi come prima cosa, eh, come ho detto precedentemente, vado ad applicare una base ed io andrò ad applicare questo correttore qui con la spugnetta su tutta la palpebra anche sotto vado a stamare con il dito, in questo modo qui e vado a stamare con una cicca ok vado a prendere con questa parte qui la parte del pennellino più rigido l'eyeliner questo qui e vado a tracciare una riga a modo eyeliner non fa niente che non sia precisa. così in questo modo e vado a portare in dentro il colore sfumandolo. Sempre con questo pennellino qui lo porto in su, nella piega. un po' così un altro po su. Okay. ho creato la, la mia V quindi la mia punta ehm, allungata dello smoky vado a prendere questo ombretto con la parte della spugnetta e vado a tamponare su tutto eh, l'eyeliner eh, sfumato che abbiamo messo adesso in questo modo così perché, se lasciamo eh, l'eyeliner in quel modo senza applicare l'ombretto in polvere, automaticamente andranno a formarsi le pieghette nella piega dell'occhio. Perché, comunque, ehm, gli ombretti in crema hanno questi difetti. Dopo aver messo l'ombretto in polvere, vado a prendere un cotton fioc. Vado a sfotterlo un po', così, in questo modo. Vado a sfottere la punta per fare ehm, un, uno sfumino. Così, in questo modo. Guardate in che condizioni l'ho ridotto. Vado a sfumare il colore. In questo modo qui. Vado a tracciare una riga di eyeliner anche nella parte inferiore dell'occhio, così, facendo questa parte un po' più grossa e mh, verso l'interno andiamo a sfinire quindi in una riga molto, molto sottile. Vado a prendere ehm, questo bianco qui della Chico, il numero 01, prendo un cotton fioc e ehm, lo applico attraverso il cotton fioc, bello sfumato, sfumato, giusto per dare quella, quel punto luce così. In questo modo vado a rifinire le mie sopracciglia in base al eh, colore di sopracciglia che avete. Se è molto chiaro molto scuro. Nel mio caso, io ce l'ho eh, marroni scure, quasi quasi nere. Quindi, eh, senza avere un kit per le sopracciglie o una matita per le sopracciglie eh, specifica, vado a prendere ehm, due ombretti rigorosamente opachi senza sbrilluccini vari altrimenti ci vediamo tutto il sopracciglio sbrilluccicoso e non è il caso e vado a prendere questo marrone e questo nero sempre con il pennellino con cui ho applicato l'eyeliner ne prendo un po' e un po' di qua per fare un marrone più scuro visto che in questo caso eh, non ho tutti i trucchi a portata di mano e vado a ripassare a riempire le mie sopracciglia. In questo modo qui. Così. Il risultato sembra molto pesante nel nel video, però mm, vi garantisco che dal vivo non è così. Sembra un sopracciglio molto molto netto, molto definito. Però non è affatto così fidatevi di me ok fatto questo passo all'applicazione del, del mascara se volete potete applicare una matita nera all'interno dell'occhio o bianca per dare un netto contrasto così e nulla! Questo è lo smoky ice fatto semplicemente con le mani senza utilizzare nessun tipo di pennello, il risultato non è uscito molto malvagio, devo dire vado a prendere. Uh, questo applicatore qui prendo il, uh, il mio giallo 09 di Kiko vado ad applicare la mia base vado a mettere all'inizio uh, vicino il condotto lacrimale così, anche un po' qua giù Successivamente vado a prendere, a prendere questo bianco 01 sempre della Chico e lo applico a piccoli tocchettini sul giallo per dare più eh, luminosità al colore e schiarirlo poco a poco. Vado a prendere eh, il numero 44: sempre della Chico, che è questo color eh, lilla tra un lilla viola questo qui e con, con la parte di dietro della spugnetta lo vado a prendere lo metto su tutta la palpebra mobile poi eh, vado a prendere un nero ehm, adesso ho quello della chico nera però non mi sta andando di prenderlo ehm, e vado a prendere questo qui un nero, un classico nero. Lo vado a prendere eh, sempre con la spugnetta. Quindi lo prendo e lo mischio insieme al marrone. E li vado a mettere in quest'angolino, in questo modo qui. Adesso vado a prendere un cotton fioc. Questa volta vado a prendere i cotton fioc così eh, come si suol dire per, per i bambini neonati che hanno questa forma qui, sono curiosissimi. E vado a schiacciarlo un po' così. Che comunque li potrete trovare in qualsiasi supermercato. Li vado a schiacciare. Eh, sono belli grandi ecco perché mi trovo meglio rispetto al classico con tonfioc così. così e vado a sfumare questo nero vado a riprendere eh, l'applicatore spugna riprendo di nuovo il lilla viola e lo metto un po' qui In questo questo color corallo e ce lo applico qui sopra la mia sfumatura, ma leggermente proprio, e sfumo leggermente quella parte pulita così. Adesso sempre eh, con la parte pulita l'altra parte pulita dell'applicatore vado a riprendere il bianco e lo applico sotto l'arcata e anche un po qui ho sporcato un po la parte di sopra di sotto Vado a sfumare. Adesso cosa faccio? Eh, siccome voglio, sapete che io sono fissata con l'intensità, però se volete potete lasciarlo così. Altrimenti la parte di sopra intendo, altrimenti andare a mettere un po' di nero nell'angolo esterno, perché sapete che io sono fissata eh, mettendo questo nero, quindi vado a prendere un po' di nero. Sempre con l'applicatore e lo metto qui, così. Vado a tracciare un po' di nero e qui al centro ci metto un po' di lilla viola. Ok, ho fatto un macello. in questo modo qui ecco qua il look adesso um, questa è una parte del, degli ombretti adesso cosa vado a fare per dare più intensità al, um, all'occhio Vado, se non avete un eyeliner prendete anche una semplice matita nera ehm, ben temperata e andate a tracciare una riga di eyeliner molto sottile, giusto per delineare l'occhio. In questo modo. E vado ad applicare la matita eh, anche all'interno dell'occhio. Ovviamente, eh, sempre se volete e giusto per dare un po' più di eh, intensità al, all'occhio lo faccio. Io utilizzo sempre quello lì della Kiko che vi ho fatto vedere. Come vedete eh, sembra fatto, cioè sembra un trucco fatto con i pennelli in realtà, però eh, sarà tutta opera di questi attrezzi. A Pochissimo prezzo, veramente pochissimo prezzo, ragazze. Quindi, come potete vedere, ehm, il trucco si può realizzare in parecchi modi. Anche con spero le dita. che comunque ehm, abbiate capito. Ehm, che per truccarsi non c'è bisogno di tantissimi prodotti, di tantissimi, ehm, di tantissimi attrezzi, ma potete tranquillamente farlo con delle cose che troverete in qualsiasi casa, un cotton fioc, eh, una spugnetta reperibile ovunque, questi sfumini che non penso manchino a nessuno in quanto eh, penso che da un compleanno, da una ricorrenza, da qualcosa vi abbiano regalato un atrusso comunque eh, avete trovato un atrusso comunque si trovano a tutte parti, li rivendono ovunque questi eh, applicatori in spugnetta e quindi nulla eh, l'ovatta appunto che comunque è un buon sostituto si può applicare anche il fard Basta posizionarla così e applicare il fardo. Il rossetto si può applicare tranquillamente con eh, un rossetto stesso, in questo modo, così e eh, niente, ragazzi non so e perché ho fatto. questa parte non l'ha registrata. Vabbè, comunque, infine sono andata a mettere questo lip gloss ehm, questo qui, della Kiko, questo colore però purtroppo eh, non c'è scritto più il numero si è cancellato sta? è rimasto solo questo codice questo codice qua che dice 00771 non so quanto vi possa essere utile comunque eh, è il della Kiko e la linea super gloss ed è questo qui molto, molto naturale diciamo come colore nulla e potete anche applicare un rossetto quello che vi va eh, a me andava di applicare questo lucido giusto per illuminare un po il trucco essendo stato realizzato con questi colori un bel po' opachi eh, allora non vi spaventate <ride> qui mm, allora io mi sto sentendo un po la febbre sopra sinceramente eh, ho queste guance eh, tutte rosse e, mm, e non so se è la cuperosa non si capisce non so se è quella lieve cuperosa che ho o il fard che ha accentuato il tutto oppure perché veramente sono rosso in faccia perché mi sto sentendo tutta calda quindi può essere con la febbre perché già ieri non mi sentivo tanto bene comunque ragazze questo è il trucco Spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere eh, con un commentino qui sotto. Perché lo sapete che i commenti mi piacciono assai. E niente, un bacione e a presto. Ciao!